E adesso che abbiamo fatto lo schema base, cosa succede? Prendiamo un pennarello e iniziamo facendo due piccole righe qua sopra che ci servono per fare le sopracciglia. Due cerchi subito sotto che ci servono ovviamente per le pupille, per gli occhi. Possiamo farci un cerchiolino all'interno e riempire tutto il resto in nero e serve per fare il colpo di luce, per dare un po' di luminosità all'occhio. Poi a questa altezza mettiamo un tratto che ci serve per determinare il naso, subito sotto una riga con due piccoli segni sui lati e poi un semicerchio che ci serve per fare un bel sorriso. Un piccolo tratto sotto che serve per determinare il labbro, le nostre orecchie che sono dei semicerchi, che vanno praticamente dalle sopracciglia alla punta del naso più o meno. Possono essere più lunghe, più corte, se uno ha l'orecchia sventola. Infine uniamo la parte sotto, da qua a qua, tenendo fuori un pezzettino delle orecchie, perché le orecchie sono attaccate alla testa. E Sì. poi invece qua sopra facciamo una roba irregolare che ricorda un po' i capelli. Voilà. Bene, tutti possono disegnare. Anch'io.